Francesco Braga, sottosegretario alle politiche agricole e ambientali, e lei, signor Braga? Avete il numero sbagliato, buongiorno. No, buongiorno. Scusi, ma l'abbiamo letto. Scusi, signor Braga, allora, lei in Canada, giusto? Certamente. Ma non è lei? Sta nevicando qui, lei a Roma che tempo c'è? A Roma c'è il sole, di solito lo chiedo io, scusi. Senta, ma lei era stato indicato come il nuovo sottosegretario alle politiche agricole e ambientali. Si chiama Francesco Braga, no? Assolutamente sì, allora. Mi occupo di agribusiness e faccio professore. Ecco, professore all'Università di Guelph in Canada, no? Perfetto. Certo, è in Cattolica. Ieri il ministro Catania, il ministro delle politiche agricole e ambientali, ha detto: lo conosco di fama, so che è un uomo che ha una competenza scientifica di alto livello, è stato molto attivo nel Nord America e sono sicuro che ci darà un valore aggiunto. E sì. Lei, signor Braga, il sottosegretario? Ho letto anch'io questa cosa e sono arrossito d'orgoglio. Cioè, ci racconti? Che però è un sentimento poco cattolico, di stima personale. Ecco, ma cosa è successo? Ah, questo dovete chiederlo a lei, a Palazzo Chigi. Sì, no, suppongo ma ci sia stato, leggendo anche gli sviluppi, ci sia stato una confusione sui nomi. Quello che a me ha fatto piacere è stato che quando è venuto il nome, è stato fatto il nome di Francesco Braga, l'industria, il ministro stesso abbiano pensato subito a me. Ma scusi, e chi è che sceglie i sottosegretari? Ma non il ministro, scusi. Prego? Chi è che sceglie i sottosegretari? Il ministro delle politiche agricole e ambientali sceglie. È una competenza, non sono un costituzionalista, poi ovviamente sono momenti. Poi era anche l'unico che si occupava del problema, mi certo. sembra, no? Beh, in effetti comunque doveva essere, credo che tecnicamente sia Presidente del Consiglio. Ma scusi, signor Braga, lei è stato contattato da chi in Italia, da che istituzione, per dirle che era il nuovo sottosegretario? Io ieri mattina alle 4.26 canadesi stavo correggendo i miei esami, certo, dei miei studenti, e ho ricevuto un'email del Ministero dell'Agricoltura in cui mi si chiedeva di mettermi in contatto. Io ho fornito subito alle 4.50, se vi interessa. Certo. Di notte? Sì, di notte. Il telefono. E poi c'è stata, potremmo andare avanti per delle ore, ma c'è stato tutto un vai e vieni di telefonate. Cioè, l'hanno chiamata e le hanno detto che cosa? Mi hanno detto che, veramente ho chiamato io loro, perché nel frattempo avevo letto, come faccio tutte le mattine, i giornali online, da Repubblica, al Corriere, al Giornale. Cioè, ha scoperto di essere il nome sottosegretario. Ha chiamato il ministero e ha detto... Prego? Ha chiamato il ministero, lei, dicendo: buongiorno, sono Francesco Braga, sono io il mio nuovo sottosegretario? Esattamente, lei ha riassunto perfettamente come è successo. Ho parlato con una signora cortesissima che mi ha detto: fino a pochi minuti fa sicuramente sì, adesso potrebbero esserci delle sviluppi. E quindi gli sviluppi li sapete voi meglio di me. Io qua dal Canada siamo un attimo. Quindi in pratica il sottosegretario è un altro. È un altro, è Franco Braga. Credo che nessuno sia stato ancora, abbia ancora giurato. Infatti neanche Franco Braga, non è ancora deciso niente, Francesco, se posso permettermi. Sì. Va benissimo, Francesco, ci mancherebbe. Cioè, lei comunque è disponibile nel caso, signor Braga, scusi, ci faccia capire. Lei, se dovesse essere lei, lei direbbe sì. Assolutamente sì, io sono un cittadino italiano all'estero. Io sono stato chiamato dal ministro Tremaglio una decina di anni fa, quando hanno fatto il primo raduno dei cervelli italiani scappati dall'Italia, queste sono le mie parole, e sono assolutamente orgoglioso di personalità. E quindi assolutamente sì. Vabbè, ma l'ultima informazione che hai, Francesco, qual è? Perché non so, una telefonata del ministro. L'ultima informazione che ha avuto dall'Italia o dal ministero? Io ho ricevuto telefonata da, adesso non ricordo il nome, veramente non me lo ricordo, da qualcuno da Palazzo Chigi che mi chiedeva se ero io il sottosegretario. Gli ho detto: ma scusi, non era Mario Monti che chiamava? No. Ci mancherebbe. Cioè, da Palazzo Chigi hanno telefonato a te per chiederti se eri tu il sottosegretario, da Palazzo Chigi. E lei come ha risposto? Perché c'era veramente una grande confusione. Io ho detto: ma signori, dovreste saperlo voi. Cioè, in teoria diciamo. Ma vabbè, e lei ha risposto sì. Infatti, allora mi hanno chiesto di richiamare, io ho richiamato, ci sono un po' di telefonate, poi alla fine mi hanno detto: probabilmente è questo suo collega, l'ingegnere Franco Braga, specialista di antisismica e ordinaria. Cioè, non è Francesco che si comporta in maniera strana, tipo che tu telefoni e non si fanno trovare? Ma oddio, sono stato al telefono una mezz'oretta, devo dire. Ma pagando lei o chiamata a carico? Ma questo è immateriale, voglio dire. Sì, no. Lo fai per l'Italia.